solidarietà va ai tanti giovani, ai loro familiari, uniti nella preoccupazione e nell'angoscia di non riuscire a trovare un'occupazione decente. E per questo c'è bisogno del contributo di tutti, ognuno deve saper fare fino in fondo la propria parte, governo, istituzioni locali, imprese, sindacati. Per questo la celebrazione del 1° maggio di quest'anno l'abbiamo voluta caratterizzare con queste tre parole d'ordine: lavoro, legalità e solidarietà. Perché pensiamo che solo rimettendo al centro della nostra iniziativa questi tre temi, oggi secondo noi è possibile uscire dalla crisi. Salvaguardare l'occupazione, garantire la sicurezza sul lavoro. Siamo nel punto più alto della crisi e quindi questo non può che essere un motivo di allarme e di preoccupazione. Bisogna fare ciò che è possibile da un punto di vista dell'economia interna, poi molto sarà determinato dall'evoluzione dei mercati mondiali, però noi dobbiamo assolutamente reperire le risorse necessarie per sostenere l'attività produttiva e le infrastrutture, e questo non può avvenire che attraverso una lotta decisa all'evasione. Purtroppo si parla di 2010 come un anno nel quale, i primi dati ce lo confermano, la crisi sta colpendo peggio del 2009, con molte più persone licenziate e iscritte alle liste di mobilità. Un pensiero va a quelle persone migranti, ridotte in schiavitù, che con coraggio e da sole hanno deciso di ribellarsi. Quanto sono lontane Rosarno e Milano? È molto meno lontano di quanto non si possa pensare, nel senso che lì siamo in presenza di lavoratori stranieri sfruttati, schiavizzati, sfruttati dalla mafia, dalla camorra. Anche in una realtà come Milano siamo in presenza di forti infiltrazioni mafiose, abbiamo un 20-25% della nostra economia sommersa, abbiamo anche qui lavoratori clandestini che non hanno diritti, non hanno rappresentanza e che devono stare zitti e subire la sopraffazione e lo sfruttamento. Quindi quando si parla di Rosarno possiamo costruire un ideale collegamento tra Rosarno al sud in Calabria e Milano qui al nord, perché anche l'economia milanese è un'economia fortemente infiltrata dalle organizzazioni mafiose, dove purtroppo ci sono fenomeni forse non così eclatanti, ma anche qui fenomeni di pesante sfruttamento del lavoro che riguarda soprattutto i migranti. Sfruttamento degli immigrati irregolari avviene anche a Milano in forme magari più sofisticate e meno violente, a partire da coloro che affittano appartamenti che potrebbero contenere una o due persone per 10 persone. L'Italia da questo punto di vista non è così lunga.